E ora torniamo nel, a Piacenza, più precisamente nel quartiere Borgo Trebbia e diamo il benvenuto a Laura Tessali, presidente del comitato insieme per Borgo Trebbia e Rossano Leggio, portavoce appunto del medesimo comitato. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Grazie, buonasera. Voi rappresentate un gruppo di cittadini che si sono riuniti, hanno deciso di unire le proprie forze perché al nel dicembre dello scorso anno, eh, purtroppo il vostro quartiere era stato preso di mira dai ladri, furti quasi quotidiani, e per questo motivo avete deciso di fare qualcosa. Sì, eh, noi siamo partiti come un gruppo eh, praticamente tra amici su Facebook perché eravamo esasperati da questa situazione. I furti sono stati 30 in un mese e mezzo, praticamente due o tre furti per giorno. Quindi abbiamo detto: dobbiamo fare qualcosa. Siamo partiti così e poi a febbraio invece siamo proprio diventati un comitato riconosciuto perché abbiamo capito che nel nostro quartiere oltre all'emergenza furti c'era bisogno di tanto altro, non c'è più niente nel nostro quartiere, non ci sono servizi, non c'è niente. Abbiamo capito che la gente invece necessita ancora molto di queste cose e quindi abbiamo formato questo comitato per raccogliere le esigenze di tutti e provare a fare qualcosa per il nostro quartiere. Come vi siete battute finché nel vostro quartiere ci fossero eh, maggiori passaggi delle forze dell'ordine? Addirittura siete dovuti intervenire eh, proprio voi privatamente eh, affidandovi a dei metrodonotti e servizio eh, privato e soprattutto chiedevate anche l'installazione di telecamere. Cosa è successo in questi mesi? Avete raggiunto qualcuno dei vostri obiettivi? Sì, ci siamo autofinanziati per ottenere i passaggi dei metronotte. Le sollecitazioni fatte alle istituzioni ci hanno permesso un passaggio più cospicuo di forze dell'ordine, appunto. L'obiettivo principale rimane il fatto delle telecamere, perché l'accesso deve essere assolutamente controllato come abbiamo uh, la forza di uh, richiedere che l'accesso dell'autogrill uh, dell adiacente al nostro quartiere venga tutelato. Loro ci dicono che il passaggio deve essere libero in caso di emergenza. Noi chiediamo che sia libero sì in caso di emergenza, però tutelato da una telecamera per vedere realmente chi entra e chi esce da quell'accesso, dipendenti o chi che sia. Quali sono le altre criticità del vostro quartiere a cui voi volete dare una soluzione ovviamente eh, con il contributo dell'amministrazione comunale? Dunque noi non abbiamo più nessun negozio, prima Bogotà aveva un quartiere dove c'era tutto, addirittura tre o quattro negozi di alimentari, la lavanderia, non c'è più niente, siamo il doppio degli abitanti ma non c'è più niente. Quindi abbiamo pensato di chiedere, e questo l'abbiamo ottenuto, uh, un mercato. Alimentare e non, non solo alimentare, per dare un po' di servizi alle persone che magari non riescono nemmeno a muoversi, le persone anziane che devono andare a prendere il pane, il latte, proprio le, le esigenze di tutti i giorni. E questo l'abbiamo fatto. Un'altra cosa che vorremmo molto avere, e ce la faremo pian piano, siamo determinati, uh, vorremmo avere una piccola piazzetta perché eh, che diventi un punto di ritrovo per noi, un punto dove se dobbiamo organizzare una cosa, una briscolata per gli anziani abbiamo un punto d'appoggio, comunque una piazzetta eh, centrale che diventi un punto di ritrovo per tutti noi, noi non abbiamo proprio niente adesso. E le vostre iniziative future? Le iniziative future prevedono un'altra pizzata perché avevamo in mente una, una cena in strada una cosa che ci sarebbe molto piaciuta da svolgere nell'ambito estivo. Purtroppo non ci siamo riusciti per cavilli burocratici che richiedono tempi un po' troppo lunghi, cosa che però cercheremo di fare sicuramente nel futuro. Adesso a breve un'altra pizzata con briscolata perché abbiamo visto che agli anziani piace ed è un modo per farsi... Benvolere eh, è un ritrovo anche per loro perché non hanno veramente niente. Escono, si siedono su queste panchine vicino al campo giochi e sono lì così. Mh, anche per loro, insomma, dargli almeno l'opportunità di svago per quel poco che si può dare. Benissimo, allora io direi buon lavoro a voi che siete sentinelle di quello che accade nel vostro quartiere. Molto, molto attenti. Grazie ancora a Laura Tessali, ricordo presidente del comitato insieme per Borgo Trebbia, e Rossano Leggio, portavoce sempre del medesimo comitato. Grazie ancora. Grazie, Grazie a, voi. a voi. Arrivederci.